Amici di 3B Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dall'immagine del satellite che ci mostra la perturbazione giunta nelle ultime ore sull'Italia, che sta già portando a precipitazioni anche piuttosto intense, perché trascina con sé pure qualche temporale. Cosa accadrà di questa perturbazione? Lo vediamo dalla distribuzione della pressione a livello del mare in Europa. Ecco, questa è la traccia della perturbazione odierna, che domani in realtà si allontana dal nostro paese, ma centro di bassa pressione sulle regioni meridionali domani, quindi tempo domani ancora molto variabile al sud, e poi questa zona di bassa pressione sull'Europa occidentale condizionerà il tempo sull'Italia anche nei prossimi giorni. Quindi andiamo a vedere intanto domani. Come dicevamo, le regioni meridionali che vedranno ancora acquazzoni e temporali, tra l'altro al sud pure venti piuttosto sostenuti. Sempre per domani vi segnalo qualche residuo piovasco al mattino sulle regioni di nord-est, ma nel resto del centro-nord tornano anche delle belle schiarite. Poi nel fine settimana si parte benino, ma domenica arriva una nuova perturbazione, quindi a cominciare da ovest nuove piogge che transiteranno sull'Italia, e poi guardate, la prossima settimana comunque mancherà l'alta pressione, quindi sarà una settimana ancora molto variabile e a più riprese con dei sistemi nuvolosi sull'Italia. Con questo è tutto, per i dettagli scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.